Allora, gente, voi dovete capire che io sono arrivato a un punto che tipo non so nemmeno più come iniziare i vlog. Cioè, a questo punto tipo l'inizio e basta, così diretti. Metto la sigla ora e poi si parla dopo. Quello che volete. Penso farlo in questo modo, signori, accontentatevi. Signori, 51esimo vlog. Allora, prima di tutto, come da scaletta, abbiamo da ringraziare gli iscritti, quindi siamo. Non ho scritto a quanto siamo, però dovremmo aver superato i 250? Non lo so. Mi sembra, di sicuro sbaglio. E ringrazio ZapGamerTV, MaxTheBest 1800. No, scusa, 188, Pandina NBG, Andrea, Powell. Aspetta. Powell. Joseph Pietsch, Salvatore, Gabriele, Mate Matteo, Mogeco The Killer. Bene, almeno voi vi ho. Madonna signore, fa un caldo della Madonna, non potete capire. Sono pure a finestra aperta lì. È da un pezzo che non faccio un vlog effettivamente riguardando i recap di video, perché tipo il primo video della lista tipo risale a prima che io dovessi dare la maturità. Quindi almeno 2 mesi? 2 mesi non faccio un vlog, non saprei dirvelo, signori. Abbiamo nel 1996 Era tutto più bello, che è un corto che feci così per puro cazzeggio, quindi se volete andare a vedere il link è in descrizione insieme a tutte le altre cose. Il settimo episodio di Ignoranza parla con Forà. La parte 19 di Cave Story, e siamo riusciti a finire quel gioco. Appena posso vedrò di fare qualche cosa in più, tipo perché c'è delle cose che non ho mostrato, più delle cose che voglio fare a livello di cazzeggio dopo. E che non farò su questo canale, ma sull'altro canale, per così almeno certa gente non sta a creare flame. Vero Katema? Poi abbiamo la mia narrazione, proprio a schermo nero, me lo ricordo, di un tema che ho trovato in quarta elementare ed è tipo, non so dirvi, sono quelle cose che a ritrovare a distanza di anni ti chiedi com'è che ora sto scrivendo fanfiction che superano le 200 pagine e devono ancora raggiungere il terzo capitolo. E aver iniziato con quella roba, su delle robe tipo non so descrivermi, insieme al fatto che sto iniziando a disimparare a parlare. Poi abbiamo un video registrato con il telefono di Enter the Gungeon che è Debugged Bullet King, così un video a random che avevo fatto a caso su un pallottolo che si era bloccato dentro un cubo di piombo, è no sense. Una settimana della maturità che sono io che ho cantato la canzone degli stati del mondo di Jacob Warner imparata a memoria a scuola una settimana prima della maturità, cioè bellissimo. Bellissime, delle cose bellissime. Poi abbiamo. Ah sì, abbiamo. Aspetta, cos'era? Momenti di cringe con Ben. E abbiamo fatto la reaction a un mio vecchio best of di Harry Potter 2, che era basato sul let's play che ho fatto sul canale. E è il cringe, signori. E successivamente a quello ho messo i video redirect per poter vedere il video originale, dato che c'era del materiale copyright. Sì? Io un video random che mi è stato fatto mentre ballavo sopra un fake Dance Dance Revolution, proprio fake alla merda. Poi ho caricato domani l'orale che è stata un'altra cover di un'altra canzone ignorante. Se la volete andare a vedere fate pure. Poi ho pubblicato la stop motion che ho portato all'esame e vabbè, a parte le macchine qua fuori, passate in fretta di là. Grazie. Dicendo, grazie scuola, grazie a te e a questa stop motion di merda, non potrò più ascoltare le colonne sonore di Cave Story. Sì, di Cave Story. Third Story. E sapete cosa? Adesso non lo taglierò nemmeno perché voglio che voi vediate i miei fail. Dopo di quello sono riuscito, penso in qualche giorno di ritardo, a pubblicare il best of numero 3, che sorprendentemente è durato meno di quello prima. Temevo che finisse per durare di più, ma invece no. È riuscito a durare circa 10, non dico 20, ma almeno 10 minuti di meno ce l'ha fatta. Poi dopo quello, tipo, ho caricato la cosa più mascolina del mondo. Vi dico solo che è una cover. Se la volete andare a vedere nella descrizione, ve la lascio nella descrizione, è una cosa ignorantissima. Ho smadonnato per farla perché tra l'altro, tipo, non riuscivo a trovare una versione completa senza i vocal. Quindi ho dovuto tipo fare un mischio di tutto, di versioni karaoke, di gestire l'audio per conto mio, è stata una bestemmia, però ce l'ho fatta. Ed è stata apprezzata tra l'altro. Poi è stata pubblicata la puntata di Jokin Rush, credo sia la quarta, basata su Harry Potter 2 e la Camera dei Segreti, che tra l'altro ho finito in meno di quanto tempo
addirittura pensassi. Poi, un video che ho dovuto fare per forza e che chiedo ancora a Katema di scusarsi, di scusarmi. Non volevo farlo, però ho dovuto. Poi ho fatto un video su come i bagni di casa mia, quello che è di là, sia il posto più sicuro del mondo nel caso debba venire caldo. Poi ho fatto una reaction a un'altra YouTube pupa che mi è stata fatta da Tuli e ancora sto aspettando Ventolomania e Battle Against True Ben, o come la vuoi chiamare. Poi, aspettate, ci siamo quasi, Poi ho pubblicato la parte finale di Mario The Music Box in italiano e di questo aprirò una parentesi dopo. Un video random che feci quando andai in città a Budapest. E se tutto è andato sono di calcolo, un video random che ho fatto in semafora. Quindi ho passato 6 minuti e mezzo soltanto a fare il riassunto dei video caricati finora. Cazzo. Insomma signori, l'estate è quasi finita, però cercherò di fare il possibile per portare video. Non dico che starò dietro il computer tutti i giorni, anche se in realtà è così, però non per il canale, però cercherò di fare tutto quello che posso. Sta riprendendo la videocamera? Penso che stia riprendendo. Sì, penso stia riprendendo. Ora signori, ho detto che aprivo una parentesi su Mario The Music Box in italiano dato che l'ho finito. Allora, il gioco adesso è terminato sia in inglese sia in italiano del tutto. Per già i Tuli ho ricontrollato un pochettino a giro e non mi sembra di aver trovato errori nei punti dove lui mi ha detto di guardare. Quindi mi sistemo un attimo sul divano, sta facendo caldo, mi stanno sudando le chiappe, però ci importa poco. Ora, date Mario Music Box è finito. So che alcuni di voi saranno già lì con le dita pronte sulla tastiera, senza nemmeno aver messo in pausa il video, che staranno dicendo: allora quando è che cominci Ark? Quando è che cominci Ark? Ma avrà una versione anteprima di Ark? Tutte le risposte le trovate nel video di Mario Music Box. Non giocherò Ark, come l'ho detto, nel senso, meglio, lo giocherò, ma quando sarà completo. Quindi non posso avere versione anteprima. Insomma, tutto quanto è spiegato alla fine dell'ultima parte di Mario The Music Box. Quindi se avete qualsiasi domanda, andate a vedere quel video verso la fine e lì riceverete tutte le risposte. Ora Mario The Music Box è finito, cercherò di riprendere Wada Noir and the Great Blue Sea. Lo voglio continuare. Poi cos'altro avevamo attorno? Sì, ho Conker's Bad Fur Day, che anche quello cercherò di portare avanti. Sì, Conker's Bad Fur Day, tra l'altro, ho detto fuori che sono autorizzato a mandarlo avanti da solo, dato che lui sinceramente non è proprio il suo genere di gioco. Quindi cercherò di portarlo avanti per conto mio. E lo farò, signori. A costo di prolungarlo per secoli, come sto facendo un Wada Noir. Però lo voglio finire, signori. Proprio voglio finirlo. Adesso ci sale nel mezzo il Let's Play numero 20, che è una cosa che aspettavo da una vita, signori. Quindi finalmente siamo arrivati alla scelta del gioco. Perché sto parlando scelta del 20° Let's Play? È molto semplice. Io ora vi proporrò delle opzioni fra i giochi che avevo pensato e voi mi direte qual è l'opzione, o meglio, qual è il gioco che voi, di quelli che linkerò adesso, che voi volete che io porti sul canale. Tanto so già quale di questi vincerà, però nel dubbio lo faccio. Tra i giochi che ho da proporre abbiamo Limbo, che è un gioco veramente vecchio in 2D. Ora forse alcuni di voi, quelli un pochettino più nuovi, cioè quelli un pochettino più giovani che stanno guardando, forse gli veramente qualcosa sentendo Limbo, perché i creatori di Limbo sono gli stessi che hanno creato un gioco più nuovo che è Inside. Limbo ha più o meno le stesse meccaniche, soltanto che è tutto in bianco e nero. È una cosa molto stramba Limbo. Lo giocai tempo addietro, poi mi dovetti fermare perché tipo dovevo andare a vedere come superare un pezzo, soltanto poi alla fine non l'ho mai fatto. E quindi sono fermo lì, e da una vita non lo tocco, mi ricordo poche cose. Semmai, se volete lo inizierò per conto mio, poi dopo ripubblicherò tutti in un video unico gli spezzoni che registrai all'epoca. E Limbo è un'opzione, forse le metterò tutte scritte da un lato, le opzioni, non lo so. Poi abbiamo fra le opzioni Super Meat Boy, che lo iniziai tantissimo tempo addietro. Credo che caricherò i video che registrai all'epoca per poi allenarmi un pochettino per conto mio e cercare di superarlo. Però non l'ho mai finito quel gioco. Non l'ho mai finito. Però la rabbia è tanta, signori. Vedrete la rabbia in quei video se scegliete quella serie. Dopo Super Meat Boy abbiamo una serie che sono sicuro che è quella che tutti vorrete vedere. Non sto parlando di Undertale. Il gioco
terzo che voglio proporre per questa lista è Corpse Party. Di quale Corpse Party sto parlando? Sto parlando del primo, Blood Covered, che è quello per PSP. So che ci sarebbe la versione Rebuild per computer, però quella semmai si farà in un altro momento. Sto parlando della versione PSP, che tra l'altro dovrei avere la fortuna di avere ancora la versione con la patch italiana. Quindi, se riesco a fare tutto perfettamente, il gioco dovremmo riuscire a giocare in italiano su PSP. Anche se garantite sia tradotto del tutto, però nel caso sia tradotto del tutto, ci penso io, signori, che tanto l'inglese sapete che lo mastico piuttosto bene. Quindi, signori, so che Corpse Party probabilmente vincerà questo sondaggio, però perlomeno vi propongo questi giochi. Un altro gioco che ho da proporre è un vecchio gioco per PS1, di cui tra l'altro la ROM scaricata, che giocai tempo addietro con Fora, in italiano, che è Chrono Adder to Phantomil. Non so quanti di voi potrebbero conoscerlo, però il gioco è un platform finto 2D con una trama abbastanza carina e più che altro smadonnoso se si vuole finirlo al 100%. Non ai livelli di Crash Bandicoot, però è un gioco gradevole che penso tutto sommato duri sulle 4-5 ore, quindi si finirebbe abbastanza in fretta se si fa... Se, no, in realtà anche facendo le cose opzionali dovrebbe finire nel tempo di 4-5 ore. E ora parliamo di giochi che effettivamente voglio proporre, che però non ho ancora installato nel computer. Il primo è Home, che è un gioco che in realtà non so assolutamente niente del gioco. L'ho comprato solo perché tipo costava poco e tantissima gente ne parlava bene. So che dovrebbe durare circa un'oretta, due, però ha molti più finali, quindi penso lo giocherò più e più volte. Un altro gioco che mi è stato consigliato veramente tanto è One Shot. Cos'è One Shot? Da quel che ne so io, One Shot dovrebbe essere un Undertale che però rompe ancora di più la quarta parete e che in realtà dovrebbe avere una trama di fondo e dovrebbe essere più oscura di quella di Undertale, nel senso ci dovrebbe essere più pericolo rispetto a quella di Undertale. Non conosco veramente tanti dettagli, so solo che mi è stato riferito che il gioco rompe la quarta parete molto più di Undertale, farà una cosa tipo all'I'm Scared, che tipo ti creerà file dentro il computer che te hai bisogno di trovare per poter andare avanti nel gioco. Tipo, è una cosa che già quando l'ho sentita mi sono detta Spero di giocarlo. E l'ultimo gioco che ho da proporre nella lista è Distraint. Da quel che ne so l'ha iniziato a breve diddo, però non l'ho ancora guardato perché voglio aspettare le vostre idee. Quindi, a parte tanto, questi sono tutti i giochi che prima o poi porterò sul canale. Distraint in realtà non so tantissima cosa, so solo che ne parla bene tanta gente, che è una storia con una trama fatta realmente bene e mi sembra abbia 3-4 finali, non sono sicuro. Quindi voi decidete quale gioco farmi portare sul canale, tanto so che vincerà Corpse Party, però perlomeno ce l'abbiamo tutte, signori. E ora passiamo un attimo alle notizie minori. Per le notizie minori in realtà ho veramente poche cose da dire. Una cosa, una parentesi su Undertale. Allora, so che alcuni di voi potrebbero dire: ma perché fra tutti questi giochi non porti Undertale? Undertale è un bel gioco. Allora, Undertale è un gioco che mi piace, però non voglio che diventi Let's Play 20. Voglio che Let's Play 20 sia una cosa che decidete voi e non voglio che sia Undertale, perché lo decido io. Quindi, zanzare, devo esservi contorto in un modo tipo lo vedrò al rallentatore. Ah, mi sono quasi sgorgato la spalla poi. Che sia, Undertale prima o poi lo porterò, dato che la traduzione dei Spaghetti Project è finita. Non è del tutto completa da quel che hanno scritto, però dovrebbe bastare per una run. Cioè, per una partita base di Undertale dovrebbe bastare. A meno che uno non vada a cercarsi le cose proprio infognato, penso che sia una traduzione abbastanza fedele. Quindi, per quanto riguarda Undertale, lo giocherò per conto mio. Cioè, in realtà l'ho già giocato per conto mio, però aspetterò un pochettino di tempo per portarlo sul canale, almeno di finire un altro let's play, signori. Quindi, col poco tempo che credo rimanga alla videocamera, vi informo giusto veloce che ho creato un secondo account Instagram, per quei pochi a cui posso interessare, che è VenPhotos. Ve lo lascio in descrizione, se non lo trovate in descrizione dovreste trovarlo nelle informazioni del canale, insieme all'altro profilo Instagram. Quindi, qui è Ven, spero che il vlog vi sia piaciuto, cercherò di tornare in grande stile, scegliete il gioco da farmi portare e noi ci vediamo al prossimo video, gente!